mie spalle quattro nuovi portatili Acer. Sono stati presentati nelle scorse settimane. In realtà la casa taiwanese ha presentato, o meglio ha ampliato moltissimo il suo portfolio, ma abbiamo qui quattro nuovi rappresentanti, ognuno di una categoria diversa, ma soprattutto con delle novità non da poco. Inizio infatti subito con il primo. Si chiama Swift 3X e la X nasconde un po' quella che è la novità di cui vi ho già anticipato. Bella questa colorazione oro con inserto turchese, un azzurrino molto molto vivace, bei contrasti, come dicevo bel materiale, tra l'altro non trattiene assolutamente l'impronta questo coperchio, e poi la scritta Acer in bassorilievo, metallo anche per i poggiapolsi, per tutto lo chassis, ma ecco, guardate poi questa immensa feritoia che si trova in alto a destra, che lascia passare l'aria più calda, ma ciò che poi lo contraddistingue al di là del suo aspetto, che è comunque molto piacevole, è la piattaforma hardware. Dicevo Tiger Lake, l'ultimissima, quindi Intel Core di undicesima generazione. Qui abbiamo a bordo un Core i7-1165G7 a 2.8 GHz, quindi tanta potenza di calcolo per un portatile di queste dimensioni e peso, ma anche tanta memoria con 16 GB di RAM. E poi, ecco sì, qui la vera novità, infatti questo è il primo portatile che proviamo, che vediamo con le nuove schede grafiche dedicate, realizzate proprio da Intel. Sto parlando della Iris Xe Max, quindi una grafica che finalmente eleva un po' quelle che sono le possibilità delle schede grafiche integrate di Intel. Dobbiamo ancora fare tutti i test, li faremo nelle prossime settimane, quando poi lo proveremo un pochino meglio, sia questo ma anche poi i suoi fratelli, e vedremo a cosa comparare esattamente queste schede grafiche Intel. Per dare un'idea di dove si andranno a collocare in termini di capacità, si parla di potenza più o meno assimilabile alle MX, alla serie MX di Nvidia, ma ecco, come detto, poi vedremo. Bello anche questo display da 14 pollici, tra l'altro i bordi sono stati ulteriormente ridotti, cioè spazio comunque in alto per la webcam, pannello IPS LCD da 14 pollici opaco, che non lascia, non teme diciamo tantissimi riflessi anche in una stanza del piccolino come questa, dove ci sono delle luci che danno un po' vita al nostro piccolo set. Touchpad abbastanza spazioso, precisi tasti, non dovrebbe essere vetro, magari poi verifico e vi lascio il dettaglio nell'articolo scritto a corredo. Tastiera full size, tasti isola, ovviamente tastiera retroilluminata. Cerniera che non permette di andare oltre questa angolazione, e poi connettività molto completa, al di là del Wi-Fi 6 che comunque è una piacevole sorpresa. Infatti abbiamo una porta HDMI full size, sempre ben accetta, una porta USB 3.2 Gen 2, poi vedete qui una Type-C, però questa è una Thunderbolt 4, quindi ulteriore passo in avanti anche sotto questo profilo. Un'altra USB 3.2, lì è il jack audio per le cuffie, quindi tante possibilità di connessione, però onestamente mi sarebbe piaciuto avere una Type-C in più, anche perché vedete qui sulla sinistra abbiamo questo connettore proprietario per la ricarica. Peccato, ecco, doversi affidare ancora a una porta propria. Forse la Type-C dovrebbe essere ormai sdoganato come porta definitiva. Prezzo da 1199 euro e sì, arriverà purtroppo un po' più in là, quindi lo vedremo effettivamente sul mercato a gennaio. Continuiamo. Linee decisamente diverse, più squadrate, più nette, anche un po' più particolare addirittura il coperchio con elemento in fibra di carbonio. Infatti siamo sul Kirin 2, stiamo sempre parlando di un 14 pollici, ma questo è il Porsche Design Acer Book RS, quindi collaborazione tra le due case. Ne esce fuori un portatile di fascia decisamente alta, che poi porta con sé, oltre alle particolarità che adesso vi racconto, anche una confezione molto molto inedita, con accessori. Si può infatti scegliere questa pochette, sempre firmata ovviamente Porsche Design, con un particolare, anzi bellissimo, mouse che può essere riposto all'interno, e c'è anche il suo tappetino tutto firmato, davvero molto piacevole, e soprattutto arriva in una confezione gigantesca, tutto da scoprire, un po' da spacchettare. Però è così, il portatile, dicevo, 14 pollici, bello questo display IPS LCD lucido, perché comunque è un display touch con cornici estremamente ridotte. C'è anche qui comunque spazio per la webcam lì in alto, ma vedete, magari più in basso si è ridotto un pochino quello che è il bordo. Tastiera full size, anche in questo caso con tasti che sembrano un po' più bassi, naturalmente retroilluminazione garantita, vetro Gorilla Glass sia per questo pannello, quindi per la protezione,
del pannello principale, ma anche per il touchpad che scorre davvero benissimo. Naturalmente c'è anche il lettore di impronte per migliorare lo sblocco e poi accedere in tutta sicurezza all'interno di Windows 10. Ve li ho messi in diretta sequenza perché anche lui arriva con la piattaforma Intel Core di undicesima generazione, in questo caso il Core i5-11-35G7 a 2.4 GHz, quindi un po' meno potente, anche se abbiamo qui la configurazione con 8 GB di RAM, ma anche qui la GPU è dedicata, ma di nuova generazione, quindi sto parlando dell'Iris Xe con 4 GB di memoria RAM dedicate, quindi capacità di elaborazione grafica che dovrebbero essere, come dicevo prima, sicuramente maggiori rispetto alle Iris Plus e comunque alle schede grafiche integrate che siamo stati abituati a utilizzare, vedere e provare su Intel. Decisamente aggressivo come design, lo state vedendo in queste immagini, con linee rette classiche un po' dello stile proprio di Porsche Design, con il brand che è stato ben evidenziato qui nel mezzo, e in effetti poi Acer si scorge soltanto qui in basso nella parte inferiore del coperchio, ma tra l'altro in nero, quindi con questa trama si legge poco. Porte abbastanza complete come prima, quindi abbiamo un HDMI full size, una USB 3.2 Gen 2, una Thunderbolt 4, dall'altra parte praticamente speculare, quindi USB 3.2, jack audio da 3.5 e poi sì, anche qui il connettore per il suo caricabatterie proprietario. Non si apre più di così la cerniera, abbiamo poi due feritoie qui in alto, ma anche poi in basso una griglia che permette di lasciar passare l'aria calda e quindi raffreddare, tenere basse le temperature. Tra l'altro io lo sto utilizzando da qualche ora, l'ho anche configurato, ho messo un pochino sotto stress e devo dire che le ventoline non le ho mai sentite. Prezzo sicuramente alto, 2.399 euro con questo pacchetto che vi ho raccontato, quindi con gli accessori a disposizione. Certamente particolare, non è di certo sottilissimo, di sicuro non si passerà inosservati. E poi cambiano le dimensioni, questo è decisamente più importante perché è considerata una workstation mobile. Sto parlando del concept di 7 Pro, questa è la versione Pro, quindi la versione più potente, con una dotazione hardware davvero di primissimo livello. Già la parola workstation ci rende un pochino l'idea, vedete poi ci sono i classici tagli qui sugli angoli del Concept D che abbiamo visto anche nelle precedenti generazioni, design quindi molto particolare, con un carattere ben definito, come dicevo un dispositivo dedicato comunque che dialoga con i creators, come vedete poi una cerniera che permette di ruotare fino a 180 gradi il pannello che è uno dei protagonisti assoluti. Chiaramente se si dialoga con i professionisti che magari devono lavorare nel mondo delle foto, dell'imaging ma anche dei video, allora c'è bisogno di un pannello del genere. Sto parlando di un 4K con copertura Adobe RGB del 100% e un delta E addirittura inferiore a 2, quindi precisione massima per i colori, opaco da 15,6 pollici, certificato Pantone, dunque la qualità di certo non manca, spazio in abbondanza per un po' per tutto, diciamo che poi non si è andati per il sottile, webcam lì in alto, spazio che intercorre proprio tra la cerniera, la cornice qui inferiore, tutto in bianco con la griglia per l'altoparlante, qui sopra la tastiera ovviamente full size retroilluminata con tasti che risultano poi arancioni una volta che la retroilluminazione è stata accesa, e touchpad abbastanza spazioso, leggermente spostato sulla sinistra, anche questo in vetro particolarmente scorrevole. Ciò che fa la differenza oltre al pannello è chiaramente la piattaforma hardware. Sto parlando di un Intel Core di decima generazione ma della serie H, quindi un Intel Core i7-10875H 2.3 GHz, quindi un octa-core capace di spingersi molto in alto nelle frequenze, e anche poi soprattutto una GPU dedicata, una Quadro RTX 5000, dunque capacità di elaborazione anche grafica ben oltre la media. Max-Q Design 3072 CUDA Core e ben 16 GB di memoria RAM dedicata. Naturalmente tutta questa potenza determina un incremento delle temperature. Per tenerle a bada, Acer ha pensato di inserire al di sotto ben tre ventole che lavorano in coordinato e permettono
di scacciar via, o meglio verso l'esterno, l'aria calda tramite queste feritoie. Ce ne sono ben 4, una a sinistra, una a destra e 2 nella parte posteriore. Più che completo anche il comparto di porte, ancora una volta troviamo l'alimentatore proprietario qui in mezzo, poi c'è una porta Ethernet sempre utile, una USB 3.2 Gen 2, un HDMI full size, 2 jack audio a disposizione, uno in ingresso, uno in uscita. Sulla parte destra 2 USB 3.2, una mini display 1.4 e una, anzi l'unica USB Type-C, ma questa è una Thunderbolt 3, quindi stiamo parlando della generazione precedente. Prezzo ovviamente alto, comunque in linea con la diretta concorrenza, tra l'altro lui ne esce di certo a testa alta con questa piattaforma hardware, ben 32 GB di memoria RAM, dicevo un prezzo di 2.399€ per questo concept di 7 Pro. Però non è finita qui. Vi faccio vedere infatti l'ultimo dispositivo. Sto parlando di un Chromebook, sì, perché Acer, come altri produttori, sta finalmente portando e puntando sui Chromebook anche in Italia, perché comunque Google si è decisa a portarli anche dalle nostre parti. Questo qui è lo Spin. Spin perché è un convertibile e questa è la versione da 13 pollici e 3. Ci sarà modo e tempo per parlare meglio dei Chromebook, anzi abbiamo in programma qualche focus non solo sui dispositivi ma anche sul sistema, perché è vero che lo conosciamo da tanto tempo però non l'abbiamo mai poi affrontato davvero, meglio non l'abbiamo seguito più di tanto nelle sue evoluzioni. Adesso abbiamo il Play Store, abbiamo tutte le applicazioni Google a disposizione e soprattutto delle macchine, una scelta diciamo di macchine importante. Questa si inserisce più o meno in una fascia che possiamo considerare media, dicevo Spin 513, che è tra l'altro il primo a includere, per quanto riguarda Acer, la piattaforma Snapdragon 7C, piattaforma ARM che già ben conosciamo, tanto che la configurazione sembra quella di uno smartphone con 8 GB di RAM e 128 o 64 GB di storage interno. Vi ricordo che poi i Chromebook lavorano molto sul cloud e diciamo che non necessitano di un particolare spazio di archiviazione. Ad ogni modo è possibile sempre ampliarlo qualora si volesse con memorie esterne o comunque scegliendo poi dei tagli maggiori. Dicevo che è uno Spin, quindi permette di essere utilizzato anche in questo modo. Naturalmente il display è un 13 pollici 3 touch, risoluzione Full HD, per questo motivo risulta anche un po' sbilanciato, ammetto, verso avanti, perché al di sotto poi di questo chassis in plastica policarbonato lo si sente scricchiolare un pochino, si sente anche poi rispetto ai modelli che vi ho raccontato fino adesso, che è un portatile un po' più economico, anzi decisamente più economico, con questa doppia cerniera che deve tenere, vedete, un pannello un po' più pesante e tra l'altro traballa anche un pochino. Questo magari è il demo che sto provando io, dicevo touch che facilita l'utilizzo dei Chromebook vista la disponibilità di queste applicazioni Android, tastiera con tasti un pochino traballanti, anche questi in plastica che si fanno sentire, comunque retroilluminata, e touchpad in vetro che invece scorre molto molto bene. Peso complessivo di 1,2 kg, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, tutto ciò che poi ci si può attendere da un Chromebook è compresa, poi opzionale. In questo caso io l'ho a disposizione, vedete un carrellino, uno slot per inserire anche una SIM card e magari utilizzarla in mobilità. Questa poi è l'ottica dei Chromebook e soprattutto dei dispositivi, dei portatili che integrano il sistema on chip Snapdragon dedicato proprio a questo tipo di terminali. Porte, vediamo, le faccio vedere con la Type-C qui sulla sinistra, che permette anche e soprattutto di ricaricare questo Spin 513, una USB 3.2, uno jack audio a 3.5, lo slot di cui vi ho già parlato, un'altra USB Type-C invece qui sulla destra, e poi abbiamo il tastino per l'accensione e spegnimento e il bilanciere del volume, perché naturalmente quando lo si utilizza in maniera ribaltata è sempre comodo averli a disposizione. Prezzo di 429€ e disponibilità da gennaio, ma come vi dicevo questo sarà soltanto uno dei tanti Chromebook che vedremo arrivare proprio in questi mesi. Vi racconteremo, anzi vi abbiamo raccontato in un video separato, la lineup di Acer, che probabilmente tra i brand produttori di portatili è quello che ne ha importati di più nel nostro paese, quindi ci sono davvero tanti Chromebook a disposizione per tutte le fasce, per chi volesse alzare ulteriormente il tiro e magari avere materiali un po' più pregiati lo può fare. Poi ripeto, vi rimando a quel video, a quell'approfondimento che abbiamo dedicato. Per adesso è tutto con questi 4 terminali. Vi racconteremo i più interessanti nelle recensioni complete nelle prossime settimane. E un saluto a tutti, un saluto anche a Davide, che è un po' convalescente, quindi ciao,